diritti dell'infanzia. Non si tratta solo di parole in una realtà in cui i bambini sono sempre più spesso vittime di violenze. La cronaca dei giorni nostri è impietosa. E accanto ai bambini di casa nostra ci sono anche i minori migranti. Fondamentale che parta dalla scuola, soprattutto oggi, un messaggio perché ci sia il rispetto della persona, per quello che è. Di questi valori si fa portavoce anche il Kiwanis Club di Capodorlando, che nello spazio LOC della Biblioteca Comunale Paladina ha organizzato un incontro a tema con gli studenti dell'Istituto Comprensivo 1. Un'occasione anche per ribadire la proposta che il Kiwanis ha lanciato all'amministrazione di Franco Ingrilli, l'istituzione della figura del garante comunale dell'infanzia e dell'adolescenza. Oggi è un problema attualissimo e noi vogliamo dare un contributo sia sul piano teorico, analizzando ciò che sottostà a certi fenomeni quali quello del bullismo, della prostituzione minorile, del traffico degli organi dei minori, eccetera. E poi abbiamo una sessione in cui i bambini effettueranno delle prove, diciamo, delle performance, quali poesie, video, che tratta appunto il problema dei diritti dell'infanzia. La scuola deve avere un carattere educativo, sociale e culturale. Promuovere cultura significa per l'appunto dare vita ad iniziative che possano effettivamente contribuire alla società in cui noi operiamo. L'impegno del Kiwanis è proprio verso i bambini. La funzione del Kiwanis International è serving the children of the world, cioè al servizio dei bambini del mondo. Il Kiwanis International e il Kiwanis Europeo hanno voluto fortemente un service al servizio dei minori migranti non accompagnati che arrivano in Italia. Questo service ci consentirà di aiutare i minori migranti nell'emergenza, quindi già direttamente sulle navi della Guardia Costiera. Abbiamo preparato per loro un kit di dignità, che significa dare la possibilità del primo cambio, del dentifricio, di vestiti nuovi a bordo, e anche non dimentichiamoci che i bambini anche nell'emergenza sono sempre bambini, quindi hanno diritto al gioco. Oggi veramente è una giornata importante, perché noi sappiamo che nel mondo i bambini hanno sempre meno diritti, non dico dalle nostre parti, però in altre parti del mondo sono veramente calpestati i diritti dei bambini, e occasioni come queste servono pure per far riflettere i nostri di bambini, che invece quei problemi magari non ce li hanno tutti.